Ritorna al Della Vittoria la formazione Cremisi, che quest'oggi può contare sulla presenza di 600 spettatori, ovviamente distanziati, contro i giallorossi abruzzesi del Real Giulianova. Mister Mosconi può contare sulla Briola, mentre deve fare a meno di Alessio Rucci, che a causa di un risentimento muscolare, in maniera precauzionale, viene portato in panchina. Fuori ancora Minnozzi, Ruggeri e Marcantoni. Mister Mosconi quest'oggi schiera un 4-1-3-2 con Pagliari, che fa da raccordo tra difesa e centrocampo. In avanti la coppia di attaccanti Padovani e Pier Federici. Il trainer abruzzese invece si affida al consueto 4-4-2 con in avanti Pedalino e Alex Forcini, non disponendo di Antonelli e Balducci. Prima parte della gara che solo la via senza alcun sussulto. Al nono manovra elaborata dai padroni di casa, dal limite Capezzani impegna Amadio, che in due tempi riesce a fermare. Al ventesimo occasionissima ospite Francesco D'Angelo, dalla sinistra pennella il pallone per la testa di Alex Forcini, che però mette il pallone addosso all'under portiere della formazione Cremisi Giovanali. Al 33esimo ottima progressione di Giorgio Pagliari, supera come birilli un paio di avversari, poi però il capitano del Grosso lo stende e cartellino giallo ai danni appunto del capitano della formazione giallorossa. Al 38esimo l'occasione più ghiotta di tutta la prima frazione per passare in vantaggio, sciupata dalla formazione ospite, ancora Alex Forcini, il cui diagonale dalla destra verso la sinistra finisce di un nulla fuori dallo specchio della porta dei padroni di casa. Nella ripresa si ritorna in campo con gli stessi effettivi dei primi 45 di gioco. Dopo 7 minuti ripartenza Cremisi, Severini palla al piede, si porta in avanti, prova una conclusione al giro che però termina fuori bersaglio. 4 minuti più tardi il primo cambio della partita, fuori Pier Federici, dentro Nian. È proprio il giovane neo entrato a sbloccare il risultato al 13esimo. Punizione per i padroni di casa, Severini mette dentro l'aria, prima la conclusione di Labriola viene ribattuta, il recupero del neo entrato che tocca di quel tanto che serve per mettere il pallone nel sacco alle spalle del numero 1 abruzzese. Al 23esimo punizione giallorossa, batte capitano del Grosso, un difensore Cremisi si rifugia in angolo. Al 25esimo sapientemente lanciato verso l'area di rigore dei padroni di casa, Forcini viene anticipato ancora una volta dall'estremo difensore Cremisi, preme la formazione ospite. Al 35esimo spiovente dalla destra, Forcini anticipa a Gallozzi, pallone che però termina sul fondo. Al 38esimo pareggio ospite, Pagliari si infortuna nella zona centrale del campo, l'azione continua, alla fine l'inzuccata di Barlafante ristabilisce la parità. Al 41esimo ancora un'opportunità per gli ospiti con Cipriani, che viene fermato quasi sulla linea con il pallone che finisce sul fondo, finisce quindi con il risultato di parità sostanzialmente giusto. Ovviamente il colore giallo-rosso non porta bene alla formazione Cremisi, che dopo la gara interna di 15 giorni fa contro la Recanatese divide la posta in palio anche oggi con i giallorossi abruzzesi. Non è stata una partita brillante, il primo tempo è stato un primo tempo sporco, ma da ambo le parti, perché non è che loro ci hanno avuto occasioni. Il secondo tempo abbiamo preso con un piglio diverso, l'abbiamo messo in là, siamo riusciti a fare cosa, a sbloccarla. Dopo sinceramente il pareggio giusto, perché l'abbiamo pure pagata un attimino a livello fisico, non ci ho avuto, non sono stati bravi magari a chiudere, però non è che ci abbiamo avuto occasioni clamorose. È stata una partita sporca, pareggio alla fine giusto, ma loro tutto sommato sono una squadra esperta, noi siamo tutti ragazzini, loro bene o male sì, non con grande vigore fisico, ma tutta gente che ha giocato, la gestione della partita l'hanno fatta bene. Io direi che il risultato secondo me è molto bugiardo, perché comunque nel secondo tempo soprattutto abbiamo avuto tantissime occasioni, io ne conto almeno 3 sicure, e poi abbiamo avuto un'altra grossa occasione con la parata nel primo tempo con i piedi al portiere del Tolentino, dove la sfortuna lì ci ha voltato un po' le spalle, perché purtroppo questa squadra qui io insomma, la seguo relativamente, però mi sembra che è una squadra che sta giocando. Io ho avuto già la percezione durante la settimana collaborando con Mister Del Grosso, perché hanno lavorato molto bene e sicuramente c'erano i presupposti per poter vincere la partita oggi, perché noi siamo venuti qua comunque per cercare di fare il risultato grosso, considerando che comunque il Tolentino ha 7 punti e io conosco Mister Mosconi, perché abbiamo fatto anche il corso allenatore insieme, quindi so le sue capacità quali sono. Però oggi devo dire veramente che se c'è una squadra che doveva vincere eravamo noi.